Un gioco di doppie, di ribaltamenti prospettici, di frammenti di storie intrecciate con altre inventate o ipotetiche. Questo ed altro è Eros, Catullo e le ragazzacce, e il tutto filtrato da più registri narrativi ed emotivi. Si tratta dell'opera scritta da Germana Peritore, presentata ieri sera a Gela nell'ambito dei caffè letterari promossi dal Comune. Ma cosa l'ha spinta a scrivere questo libro? C'è stato un momento particolare? Sì, il concerto che ho ascoltato più di 3 anni fa, direi quasi 4 anni fa, a Licata, dove i testi di Catullo venivano tradotti in siciliano, e questo concerto mi ha riportato alla vita. E allora è maturata questa idea. Quanto Eros c'è in questo libro? Tanto, tanto, nel bene, nel male. È un libro che non. Però, quando parliamo di Eros non dobbiamo solo immaginarlo come Eros inquadrato nel rapporto amoroso, no. Io voglio arrivare a Eros come predisposizione alla conoscenza del mondo. E lei si definisce anche una ragazzaccia? Certo, assolutamente. A fare gli onori di casa, nello spazio all'aperto dell'ex convento delle Benedettine, l'assessore alla cultura Giovanna Cassarà. Se si tiene in conto che siamo proprio ad agosto, il 6 agosto, e c'è tutta questa gente, penso che bisogna dire che Gela ha bisogno di cultura. Gela rivendica la cultura, ha sete di cultura, e lo si vede da come la platea assiste, rispettosa, interessata alla presentazione del libro e a tutto ciò che orbita attorno. Il libro è stato presentato da Sandra Cicolone, dirigente scolastico dell'Istituto Ettore Romagnoli. L'idea del caffè letterario, degli incontri letterari, sembra forse un'idea démodée in un'epoca così, diciamo, virtuale, liquida, che pensa più che altro a ritmi molto rapidi, che non dà tempo alla riflessione, non dà tempo alla meditazione e anche al godimento della parola, così gratuita, libera. E invece la stessa, come dire, la serata, una serata come questa dimostra che la gente ha veramente voglia di ascoltare, di fermarsi un attimo e di riflettere su quelle che sono le provocazioni o quelle che sono le istigazioni della lettura.